entrarono tutti alle porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei. Venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e i piedi, e i discepoli gioirono a vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei 12 chiamati di Dio, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno degli occhi, e non metto il mio dito nel segno degli occhi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'erano con loro anche Tommaso. Venne Gesù, una volta chiusa, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda la mia mano. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. E non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Ecco la grande misericordia.
Dio non solo ci perdona, ma dimentica. Per Lui, una volta che gli abbiamo chiesto perdono, abbiamo riconosciuto il nostro peccato, siamo diventate creature nuove, non esiste più il passato. Esiste solo il presente, e il presente è quello della sua misericordia, del suo amore, del suo perdono. In pochi giorni Gesù dona alla Chiesa, attraverso gli Apostoli, tre sacramenti. Il giovedì l'Eucaristia e il sacerdozio, subito dopo, pochi giorni, proprio il giorno di Pasqua, ci dona il sacramento della riconciliazione. Ma prima ci annuncia ciò che tutti aspettavamo e che avevamo perduto, che tutti vogliamo, ma non sempre facciamo di tutto per averlo, e cioè la pace. Pace a voi. Gesù dice: io vi ho riconquistato questa pace attraverso il mio sacrificio. Vi ho messi nuovamente in pace con il Padre mio che avevate offeso, con i fratelli che avevate offeso e con voi stessi che spesso non vi rispettate. E quanto bisogno abbiamo ancora oggi di questa pace? Pace con Dio, pace tra di noi, pace con noi stessi. Pace nella società, pace nella famiglia, pace nella Chiesa. E Papa Francesco continuamente ci ricorda che noi dobbiamo essere, uscire per annunciare la pace, uomini di pace. Uomini e donne che portano la riconciliazione nelle persone, nella società, nelle famiglie, nel mondo. Allora questo dono della pace lo riceveremo ogni volta che noi parteciperemo all'Eucaristia. Ogni volta che questo sacrificio si rinnoverà sull'altare sarà pace. Ogni volta che noi ci cimeremo nell'Eucaristia, come frutto del sacrificio del Signore, staremo in pace e potremo essere anche operatori di pace. Ma Gesù, se notate, il primo giorno, la sera di quello stesso giorno, dice pace a voi. Poi la domenica successiva, 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Vede Gesù a porte chiuse, stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. E l'aveva già data la pace. Perché la rinnova? Perché non c'era Tommaso. Il Signore voleva che fossero tutti capaci di annunciare la pace, perché ricevessero tutti questo dono grande. Tommaso non l'aveva ricevuto, non solo perché non era presente, ma non aveva creduto alla risurrezione. E Gesù, possiamo immaginare, nel suo amore grande per tutti, rifà lo stesso gesto una settimana dopo per convincere altri Tommaso. Non poteva perdere una cosa, per qualcosa che egli stesso riteneva importante, la sua presenza, la fede di una cosa. Cosa fa il Signore? E ce l'ha detto nel Vangelo, per recuperare una pecorella smarrita. Lascia tutte le altre e va in cerca. Tommaso si era smarrito. Voleva provare, voleva toccare, voleva una fede tangibile. Il Signore, proprio perché si è incarnato, si è fatto umano, quasi cede a questa richiesta e dire: io ti accontento. Vediamo se credi. Quante volte anche noi ci troviamo in questa condizione di voler toccare, vedere, di voler essere certi, essere sicuri.
giustificare la nostra poca fede col dire: ma quel sacerdote non mi piace, quell'altro predica male, quell'altro ci ha trattato male, quell'altro vive male, come se la nostra fede dipendesse dai sacerdoti, la nostra fede dipende da Dio. Questa è la fede adulta. Certo, i sacerdoti, i vescovi ci possono aiutare, ci devono aiutare, ma sono mezzi, non sono il fine, non è la meta finale. La meta finale è il Signore, e a Lui che dobbiamo fare riferimento. E Tommaso questa volta capisce che non può ancora tergiversare e dice: mio Signore e mio Dio. Un atto di fede. Ma Gesù quasi a voler dire: io non l'ho fatto solo per te, ma questo gesto deve servire per tutti coloro che verranno dopo, aggiunge, perché mi hai veduto, hai creduto, e anche quelli che non hanno visto e hanno creduto, non solo altri, noi, beati noi, beati noi se crediamo. E il Signore ci ha preannunciato questa beatitudine. E anche noi se crediamo senza chiedere miracoli, senza chiedere segni. Il Signore ci rimanderà perché sa che ne abbiamo bisogno. Ma non deve essere il motivo principale. Quelli sono in sovrappiù. Quando il Signore vede che noi abbiamo una fede grande, una fede forte, ci dà anche quello che ci serve per accostarci più concretamente a Lui. Ma qual è il segno grande che gli apostoli insieme ai nuovi cristiani danno al mondo intero della venuta di Cristo? Lo abbiamo sentito dagli atti degli apostoli, della prima lettura. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola. E considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro era tutto in comune. Nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma tutto era in comune. È possibile vivere oggi questa realtà? È difficile. Ed è quasi impossibile. All'inizio era possibile perché i cristiani erano pochi. Ed era quasi come un'economia di conservazione. Era quasi come voler Thank you.
Appena ha terminato la chiusura di questo vano, faremo la preghiera di dedicazione per l'altare, poi ci sarà l'unzione sull'altare con il Sacro Crisma, lo stesso Crisma che viene usato per il battesimo, la Cresima, il sacerdozio e l'episcopato. Viene unto l'altare perché diventa sacro, dedicato solo al Signore. E poi ci sarà l'incensazione con il fuoco e poi la vestizione dell'altare per la mensa e poi la celebrazione. Ti lodiamo e ti benediciamo, Padre Santo, perché Cristo tuo Figlio, nel disegno mirabile del tuo amore, ha dato compimento alle molteplici figure antiche nell'unico mistero dell'altare. Noè, patriarca della stirpe umana scappata dal diluvio, eresse a te un altare e di un sacrificio. E tu lo gradisti, o Dio, rinnovando con gli uomini la tua alleanza. Abramo, nostro padre, che da te ne in piena obbedienza alla tua parola, e ti dico un altare, pronto a immolarti per piacere a te, Isacco, tuo diretto figlio. Anche Mosè, mediatore della legge antica, costruì un altare che, aspesso con il sangue dell'agnello, fu annunzio profetico dell'altare della croce. Infine in Cristo, nel mistero della sua Pasqua, suo figlio disegna di salendo sull'albero della croce, il sacerdote vittima si offrì a Dio Padre in operazione pura per distruggere i peccati del mondo e stabilire con te l'alleanza nuova e eterna. E ora ti preghiamo umilmente, Signore, avvolge della tua santità questo altare eretto nella casa della tua Chiesa, perché sia dedicato a te per sempre, come ala del sacrificio di Cristo e mensa del suo convito che redime e nutre tutto il suo popolo. Questa pietra preziosa ed eletta sia per noi il segno di Cristo, da cui fianco squarciato scaturirono l'acqua e il sangue fonte nei sacramenti della Chiesa. Sia la mensa del convito festivo a cui accorrono lieti commensali di Cristo e sollevati dal peso degli amori. Santifichi il Signore con la sua potenza questo altare che, mediante il nostro ministero, è unto con il Cristo. Sia segno visibile del mistero di Cristo che si è offerto al Padre per la vita del mondo.
essere accoglienti, per essere capace di farci sentire tutti uniti e di saziarci con il cibo che nutre e che ci accompagna per tutta la vita. Sentite. La luce di Cristo ripunga su questo altare, sia la luce del mondo e commensale alla cena del Adesso vogliamo esprimere la nostra gioia con un caloroso applauso a mente.
come bello e gioioso, Signore, abitare nella tua casa, dove ognuno si riposa e il cuore è pieno di gioia. Con questo canto abbiamo dato inizio alla nostra solenne celebrazione, un canto che da solo esprime i nostri più profondi sentimenti. La bellezza di abitare la casa del Signore e la gioia del cuore di godere della sua presenza. È stato un momento carico di emozioni, perché oggi vediamo realizzato un sogno. Si dice che quando si porta in cuore un grande sogno, questo è già realizzato. Sì, oggi vediamo in questo altare la realizzazione di un sogno che ha avuto inizio nel 2000, quando il vescovo di allora, Monsignor Colucci, consegnava al culto questa chiesa. Si era passato a curare tanti aspetti dell'edificio, ma l'altare no, per cui il vescovo mi invitò a pensare ad un altare fisso che portasse onore e bellezza alla nostra chiesa. I costi eccessivi di tale impresa, i debiti dei lavori fatti mi hanno scoraggiato nel portare avanti tale iniziativa. Ma sono sempre stato portato nel cuore, ho sempre portato nel cuore il desiderio che un giorno avrei edificato un bellissimo altare. Ammiravo le chiese dove si erano edificati nuovi altari e con la fantasia li vedevo progettati nella mia chiesa. Devo ringraziare voi, Eccellenza, che dopo vari tentativi di progetti, di altari, mi avete sollecitato a prendere in considerazione un bravo architetto, il signor Camillo Sacco, che già aveva realizzato in diocesi altri progetti, che poteva dare alla nostra chiesa un altare davvero intonato allo stile e alla configurazione della stessa. Così devo dare atto che l'architetto Palmiro Sacco, appena visitato la nostra chiesa, mi ha promesso che avrebbe dato vita a questo bel progetto. Detto fatto, il progetto da lui presentato ha avuto subito il parere positivo del Consiglio Pastorale Parrocchiale, di voi Eccellenza, del Sovrintendente e della Commissione Diocesana Beni Culturali e Arte Sacra. Sono stati apportati delle modifiche in corso d'opera, con suggerimenti sia miei che dei collaboratori della parrocchia. C'è stata una fattiva collaborazione tra l'architetto Sacco e la ditta che ha eseguito i lavori. Devo dare un profondo ringraziamento e un riconoscimento alla ditta Vitetti Elio e Figli di Villadari che ha eseguito i lavori. Posso affermare la loro profonda professionalità e la grande collaborazione con quanto di volta in volta sia io che l'architetto andavamo suggerendo. L'altare di per sé testimonia la verità di quanto vado dicendo. Osservando attentamente nei particolari si nota la loro bravura e la profonda competenza. Mi pare giusto a questo punto ringraziare voi, comunità di Fecchina, per come avete accolto questa iniziativa, in parte mia, ma sposata appieno dal Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Devo dare atto di come ogni famiglia ha sentito quest'opera come un fatto che gli apparteneva, lo riguardava personalmente. Dietro ogni offerta ho visto sacrifici, ma tanta gioia e disponibilità. C'è stata la ragazzina che all'offerta dei genitori ha insistito che ci fossero anche i suoi risparmi. La nonnina che mi chiedeva di attendere l'inizio del mese per la riscossione della pensione. Come anche Grazie
a quanti volevano partecipare ma sono stati trattenuti dagli impegni pastorali. Anche il nostro Don Peppino Cozzi, che sarebbe voluto essere con noi ma si scusava perché veramente aveva degli impegni improrogabili. Grazie al nostro sindaco e alla giunta e ai consiglieri, ai vigili. Grazie al comandante della nostra stazione dei carabinieri. Grazie a tutti gli amici e conoscenti che non abitano Trecchia, ma che hanno sentito la gioia di condividere questo momento di festa con noi. Infine, questo giorno particolarmente solenne aiuti ciascuno e l'intera comunità a essere un vero altare, bello, solenne, come mi suggeriva il Vescovo, e con l'augurio che sappiamo essere tutti noi altare santo e offerta viva a Dio gradita. Siate sempre puliti. Su tutti la benedizione.
studieremo il verbale, la pergamena di Nicomedo. Il Signore sia con voi. In atto della benedizione e ad ogni vocazione rispondete a me. Dio vi conceda di portare nella vita i frutti del sacrificio a cui avete partecipato in forza del vostro sacerdozio regale. Amen. Egli che vi ha radunati alla sua mensa e vi ha nutriti dell'unico pane, faccia di voi un cuor solo e un'anima sola. Amen. Annunziate il Vangelo con la testimonianza della vita, perché tutti gli uomini riconoscono il Cristo Signore. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, con voi, rimanga sempre. Amen. Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia. Prendiamo. Il parroco Don Guido Barbella, il testimone sottoscritto.